Il regolamento di questi giorni dipende quanto in fretta riusciremo ad appiattire la curva dell'epidemia. Cosa sappiamo del tasso di contagio del virus? Buon pomeriggio dal TG della Scienza. Usciamo dunque da un altro weekend di isolamento. Azzerare i contatti sociali è l'unico modo che abbiamo per rallentare la velocità con cui il virus si diffonde, per far scendere quello che gli esperti chiamano R0, cioè il numero che indica quante persone può contagiare ogni individuo infetto. Elena Cestino. Sin dall'inizio di questa emergenza le autorità sanitarie hanno detto che ad essere determinante non era la letalità, ma il tasso di riproduzione di SARS-CoV-2, la capacità cioè del nuovo coronavirus di diffondersi nella popolazione, velocemente, molto più del virus dell'influenza, ad esempio. Il tasso netto di riproduzione, indicato come R0, indica quanti individui possono essere contagiati da una persona infetta e resta ancora la chiave per cercare di appiattire la curva di crescita dei contagi. Per SARS-CoV-2 l'Organizzazione Mondiale della Sanità a fine gennaio aveva calcolato R0 compreso tra 1,4 e 2,5, ma già qualche giorno dopo uno studio cinese sosteneva che a 2 mesi dal primo caso la contagiosità fosse ben più alta, R0 fino a 4,08. Ogni singolo individuo infetto sarebbe quindi potenzialmente responsabile di altri 4 casi di infezione. I dati del Ministero della Salute in Italia seguono sostanzialmente un modello esponenziale che indica un valore di R0 compreso tra 2,8 e 3,2. Il tasso di riproduzione del virus è influenzato anche dalle abitudini sociali. È qui che entra in gioco ciascuno di noi ed è qui che possiamo fare la differenza per rallentare i contagi. Perché una persona infetta può contagiarne altre 3, ma se non entra in contatto con nessuno, è quasi banale, non accade. Il virus corre soprattutto sulle gambe degli asintomatici. Chiunque di noi potrebbe esserlo. L'unico modo per fermare la corsa è azzerare i contatti sociali, come ci viene chiesto di fare. Questo è l'unico modo per tentare di appiattire la curva dei contagi. Non dimentichiamo che insieme al numero dei casi che vediamo salire ogni giorno un po', c'è anche la capacità del sistema sanitario di contenere e fronteggiare Covid-19. Come mostra questo grafico, non è una linea fissa, può pericolosamente abbassarsi man mano che il personale sanitario si ammala o viene messo in quarantena. E abbiamo in collegamento il direttore dell'Istituto Mario Negri di Milano e Bergamo, professor Giuseppe Remuzzi. Buongiorno professore, grazie di essere con noi nella sua casa di Bergamo. Allora, sono tanti i fronti di ricerca su cui è impegnato Mario Negri. Professore, prima di tutto quello di Covid-19 non è una polmonite normale, voi ci state lavorando? Sì, è una polmonite che i medici hanno chiamato interstiziale, ma interstiziale è anche la polmonite che noi vediamo nei pazienti con il trapianto di organo, che sono immunodepressi, che vediamo nell'AIDS e in altre malattie che si associano a depressione del sistema immune. Questa è una malattia più severa e più grave. I medici mettono ossigeno nei bronchi e nei polmoni di questi pazienti, ma questo ossigeno fatica ad arrivare al sangue. Dobbiamo capire che cosa sta succedendo in questi polmoni. Momento che le reazioni dell'organismo, reazioni infiammatorie, reazioni immunologiche, sono molto analoghe e ne sappiamo tantissimo dagli studi dei tumori, dagli studi dei trapianti, se capiamo che cosa sta succedendo in quei polmoni, riusciremo certamente a trovare la cura. E probabilmente la cura c'è già, si tratta di scegliere quella giusta. State facendo una previsione provincia per provincia, vero, dei tempi di saturazione? Stiamo facendo una previsione, questo lo fanno gli ingegneri del Mario Negri, che lavorano con gli ingegneri dell'Università di Bergamo e con un gruppo di Bruxelles. Noi stiamo lavorando per poter dire a ciascuna provincia fra quanto arriveranno alla saturazione dei posti letto. Questa è un'informazione molto importante, l'abbiamo già data per tutta l'Italia, il lavoro è pubblicato nell'Enset. Ma quando in ciascuna provincia si arriverà alla saturazione dei posti letto, metà aprile, fine aprile o addirittura dopo, è preziosissimo per prepararsi. E poi un lavoro bellissimo che sta facendo il dottor Nobili dell'Istituto Mario Negri in collaborazione con il Policlinico di Milano
è quello di studiare tutte le caratteristiche dei pazienti che si sono malati e di questi pazienti sapere anche qual è stata l'evoluzione. E per esempio se questi pazienti fumano, se sono diabetici, se prendono la pillola anticoncezionale, se hanno fatto l'antinfluenzale, se hanno fatto la vaccinazione per il pneumococco. Tutte queste cose ci aiuteranno a capire quali sono i pazienti più vulnerabili e ad arrivare in tempo a salvare i più vulnerabili. E poi, ultima cosa, una delle tante, è il lavoro su pronto soccorso. Sì, qui abbiamo un lavoro dell'equipe di epidemiologia del dottor Bertolini, che ha organizzato il lavoro di più di 5.000 medici di pronto soccorso, che stanno lavorando per capire come si deve affrontare questo grande numero di pazienti che arrivano al pronto soccorso. La prima cosa è separare quelli che sono sospetti per essere infetti o che lo sono effettivamente dagli altri malati, perché non dimentichiamo che ci sono anche gli altri malati, e se questo lavoro non viene fatto con dei criteri molto rigorosi si rischia che l'ospedale diventi il luogo privilegiato per l'infezione. Allora professore, io la ringrazio moltissimo e l'aspettiamo per aggiornamenti sui risultati di queste vostre ricerche. D'accordo. Certo, molto volentieri. La ringrazio molto, grazie professor Remorsi. Grazie tanto. Uno dei rimedi che sembrano più promettenti contro Covid-19 viene da molto lontano in tutti i sensi. È la clorochina. Cinzia Dicianni. La clorochina, il più noto degli antimalarici e erede del chinino, estratto dalla corteccia della cinciona originaria delle Ande peruviane. I missionari gesuiti che ne avevano appreso l'uso dagli indigeni lo portarono in Europa nel 1640, ma solo nel 1820 due farmacisti francesi riuscirono a isolare il principio attivo. Iniziò così una storia di successo che vide il chinino e suoi derivati in prima linea nella prevenzione e nella terapia della malaria al seguito dei colonialisti olandesi e francesi e poi delle truppe americane impegnate nel Pacifico. Un utilizzo in parte vanificato dalla progressiva resistenza sviluppata da alcuni ceppi di plasmodio, il parassita trasmesso dalle zanzare, soprattutto il falciparum. Ma grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, in seguito la clorochina ha trovato impiego nel trattamento di malattie autoimmuni come l'artrite reumatoide, l'artrite nei bambini, il lupus eritematoso e ora contro il Covid-19. Il coronavirus ha bisogno di un ambiente acido per poter penetrare all'interno delle cellule da infettare. Ecco, la clorochina crea un ambiente sfavorevole per tale passaggio, quindi bloccando il virus all'esterno delle cellule. Quindi proprio per questo motivo è una possibile strategia terapeutica da adottare nella lotta al coronavirus. I medici cinesi che l'hanno usata per primi hanno avviato 20 studi clinici e altri stanno partendo in Inghilterra, Thailandia, Corea del Sud e Stati Uniti, dove il presidente Trump la sostiene apertamente e ha ricevuto in dono 3 milioni di compresse da uno dei maggiori produttori mondiali. Gli fa eco l'infettivologo francese Didier Raoul, che dirige l'Istituto Mediterraneo Infection di Marsiglia e che ritiene immorale ritardare la somministrazione ai malati di Covid-19. Lunga vita dunque è un rimedio antico, economico e facilmente reperibile, ma assolutamente vietato il fai da te, perché gli effetti collaterali ci sono e vanno valutati con attenzione. E oggi facciamo davvero un approfondimento su questi temi, perché intanto a San Raffaele di Milano i medici stanno sperimentando su loro stessi la clorochina. Maurizio Medicucci ha intervistato il professor Lorenzo Dagna. Ecco la sua esperienza.
idrossiclorochina e clorochina vanno a interferire con alcuni piccoli organelli che stanno dentro la cellula che si chiamano lisosomi. Questi lisosomi sono responsabili sia di alcuni processi infiammatori, e qui, da qui l'effetto antinfiammatorio che si vede di questi farmaci nelle malattie reumatiche, ma sono anche responsabili delle fasi iniziali dell'infezione e dell'ingresso del virus all'interno della cellula. Covid-19 mostra due fasi distinte, una prima con sintomi lievi e tipicamente virali come un'influenza che il più delle volte non evolve e una successiva molto più rara con complicazioni respiratorie dovute forse a un'eccessiva risposta immunitaria. È possibile immaginare che una terapia con clorochina funzioni bene nelle prime fasi, ma che da sola abbia delle difficoltà a controllare quantomeno una grossa fetta di pazienti che invece hanno già una malattia polmonare infiammatoria indipendente dalla replicazione virale. Anche nelle forme avanzate, però, sebbene meno risolutiva, avrebbe il vantaggio di non indebolire l'immunità acquisita dopo l'infezione e ritardare l'effetto gregge, come si sospetta per gli immunosoppressori. Quindi noi potremmo proteggere le persone dalle forme gravi senza in qualche modo inficiare la risposta immunitaria. Effetti collaterali e controindicazioni? Bisogna prestare attenzione a una possibile allergia a questo farmaco, ad alcune alterazioni dell'elettrocardiogramma e a alcuni deficit come ad esempio quelli che hanno le persone affette da favismo. La si può produrre presto in grandi quantità? È un farmaco privo di brevetto, quindi sicuramente c'è la possibilità di produrla anche rapidamente. Questo spiega perché, nonostante manchino evidenze e avalli definitivi, la sua prescrizione, comunque obbligatoria, è sempre più diffusa. Professor Dagna, la usate anche su voi stessi? Sì, la usiamo anche su noi stessi. Perciò il San Raffaele sta per lanciare ai colleghi europei, dalle pagine di una delle più autorevoli riviste mediche, una proposta per provare a diminuire il numero di ammalati costretti al ricovero dall'aggravarsi delle condizioni. È molto importante in questo momento avere un farmaco che ci permetta di ridurre il carico sugli ospedali, il carico sulle terapie intensive, e in questo senso idrossiclorochina e clorochina potrebbero essere dei candidati. La proposta è quella di sperimentare su chi sta in prima linea. Potremmo scegliere ad esempio una popolazione ad alto rischio come quella degli operatori sanitari esposti per verificare se questi farmaci più lievi e che hanno pochi effetti collaterali possono in qualche modo prevenire l'evoluzione della malattia. È chiaramente importante però che questi studi non siano delle osservazioni singole ma che si sistematizzino queste osservazioni in modo tale che si ottengano dei dati che possono essere estesi alla popolazione generale. E adesso vediamo immagini dal mondo Covid-19 e le ha scelte Claudia Pregno. Tutto il mondo è impegnato a fermare la pandemia Covid-19. Ogni Stato prende provvedimenti e affronta l'emergenza come può. Difficile per la Nigeria, il paese più popoloso dell'Africa, con 190 milioni di persone, adottare misure efficaci. Troppe persone vivono in baracche o su palafitte lungo i fiumi. I leader delle comunità raccomandano di lavarsi bene le mani in luoghi dove l'igiene non è neppure un'idea. Ecco le strade dell'India nel fine settimana durante il coprifuoco diurno indetto dalle 7 alle 21. La rete ferroviaria del paese, la quarta al mondo per estensione, che trasporta in media oltre 20 milioni di passeggeri al giorno, sarà sospesa fino al 31 marzo e così anche il trasporto pubblico e la maggior parte del privato. Nessun volo, neppure da altri stati indiani, potrà raggiungere la capitale, mentre le frontiere verranno controllate dalla polizia. Anche il Messico ha rallentato, negozi chiusi, strade vuote, come anche i parchi della capitale, di solito affollati nel weekend. Solo la messa domenicale ha mantenuto gli orari, con i fedeli distanti gli uni dagli altri per rispettare le regole. Le autorità filippine hanno pensato ai senza tetto e ai lavoratori bloccati a Manila senza possibilità di alloggio né di far ritorno a casa. Per loro in un centro sono state allestite 100 piccole stanze. Per ora ne sono state occupate 60 e fino alla fine del periodo di quarantena verranno forniti loro anche i pasti.
E tra le mille attività che si sono fermate nel mondo c'è anche la costruzione del razzo Artemis che avrebbe dovuto riportare astronauti americani sulla Luna. La NASA ha bloccato i lavori dello Space Launch System. Il lanciatore avrebbe dovuto essere sottoposto ai test ad aprile dell'anno prossimo, ma i tempi erano già stretti, visto che il lancio verso la Luna è previsto per il 2024. Ma nei centri di Michoud, a New Orleans, Tennessee e Mississippi, i lavoratori sono stati messi in fase 4 d'emergenza, quella massima, e le attività che state vedendo non sono più possibili. Tutti in telelavoro, ma dal computer i razzi non si costruiscono fisicamente né si testano. E allora alt causa Covid-19. A questo punto la data di partenza per la Luna nel 2024 diventa davvero altamente improbabile. E tutto per questa edizione di Leonardo, grazie per essere stati con noi. Appuntamento a domani. Arrivederci.